Anna Maria Chiantesi, presidente dell'associazione di volontari Sama, da dove nasce questa idea e questo progetto? Allora, il progetto diciamo, affonda le radici circa 2 anni fa, diciamo, in maniera così bonaria, tra un gruppo di persone, soprattutto donne, che hanno messo in campo la loro volontà di salvare i cani abbandonati e di dare loro una possibilità di vita diversa da quella che della strada e dei canili. Ufficialmente come associazione siamo nate il 5 gennaio 2021 e siamo praticamente nate grazie alla disponibilità e al buon cuore della famiglia Menchinelli, che ci ha messo a disposizione questo posto che potete vedere nelle immagini, e in questo modo noi abbiamo potuto continuare a fare la nostra opera di volontariato, altrimenti ci saremmo dovute fermare. Siamo molto orgogliose perché in tutto questo periodo di tempo abbiamo fatto adottare circa 25 cani che hanno trovato tutti delle splendide adozioni, prevalentemente nel centro-nord, e soprattutto i nostri cani sono dei cani che vengono seguiti anche dal punto di vista comportamentale, cioè vengono recuperati, perché sono cani che vengono fuori da maltrattamenti, da abbandoni, da situazioni proprio di disagio grave, e noi siamo riusciti a diciamo, socializzarli sia con l'uomo che con gli altri simili, e abbiamo avuto degli ottimi risultati. Chiaramente il lavoro è duro, siamo 8, siamo tutte donne prevalentemente, io sono la presidente, poi c'è Fulvia Catolino che è la, anzi 9 mi dicono, che è la vicepresidente, Roberta Sabelli che è la segretaria, e poi ci sono Tiziana Di Rienzo, Monica Giaccio, Emiliana De Michele, poi c'è Linda Cerimele, Lucrezia Labate, e, Valentina Musilli, e chi altro mi sfugge? Aiutatemi tra i nomi, credo di averle dette tutte. Credo tutte. Oggi il problema del randagismo in Alto Molise che problema è? Allora, il problema del randagismo è un problema grave, diciamo non affligge soltanto l'Alto Molise ma tutto il sud in genere. Nasce purtroppo da una mancanza di educazione e di sensibilità, perché il cane non viene considerato come un animale di affezione, ma continua ad essere considerato purtroppo come un oggetto da utilizzare per esempio per la guardia e da tenere prevalentemente a catena. Purtroppo c'è un discorso a monte, cioè nel senso che questa mancata sensibilizzazione nei confronti degli animali dipende anche da una mancata educazione sia all'interno delle scuole, per esempio, dove si dovrebbero anche fare dei progetti per avvicinare i ragazzi agli animali e far capire il valore e l'importanza dell'animale inteso come animale di affezione. Ci sono poi le leggi che ci sono, devo dire, e che non vengono messe, purtroppo spesso non vengono applicate. E quindi questo è un grave problema. Il risultato di tutto ciò è che questi cani vanno ad ingrossare i canili, prevalentemente a gestione privata, che pesano sulle casse delle comuni e quindi dei cittadini, perché sono i soldi dei cittadini che vengono spesi, e soprattutto siccome la situazione sanitaria sappiamo in genere qual è oggi, non ci sono controlli efficaci molto spesso all'interno di questi canili, quindi si lascia immaginare la situazione che ne deriva. Allora, io spingo moltissimo sul discorso dell'educazione, perché la vera risoluzione del problema dell'randagismo è far capire che i cani innanzitutto devono essere tenuti in un determinato modo, ma poi i cani vanno sterilizzati e castrati. Questa è la cosa fondamentale, quindi un aiuto in questo senso dovrebbe venire anche dall'ASREM che praticamente dovrebbe promuovere queste, fare delle vere e proprie campagne per invogliare praticamente le persone a sterilizzare i propri cani, anche perché effettivamente rivolgersi ad ambulatori privati è oneroso, ha un costo notevole, diciamo, per una sterilizzazione. A proposito di costi, oggi da parte dell'amministrazione comunale quali gli aiuti che ricevete? Allora, noi abbiamo
instaurato un rapporto, devo dire, abbastanza buono con l'amministrazione. In particolare io mi sono sempre interfacciata con l'assessore Amalia Gennarelli. Il comune, devo dire, ci ha dato la possibilità di mettere un allaccio dell'acqua, però poi diciamo tutte le altre spese, tipo l'allaccio della luce che noi abbiamo dovuto mettere necessariamente, è tutto a carico vostro, compreso le spese sanitarie. C'è stata in passato, nel periodo pasquale, una campagna che noi abbiamo fatto per raccogliere dei fondi, perché abbiamo necessità, i cani mangiano prima di tutto due volte al giorno, quindi c'è una spesa a livello di crocchette e quant'altro, che poi noi, i nostri cani sono tutti vaccinati, sono tutti per la maggior parte microchippati, e soprattutto viene fatta tutta la campagna di profilassi per, contro, ecco, pulci e quant'altro, parassiti, e quindi tutto questo ha un costo. Loro da questo punto di vista ci hanno promesso che ci daranno una mano sicuramente, però insomma noi le problematiche le viviamo quotidianamente, e se non riceviamo aiuti non sappiamo fino a quando potremo resistere. Quindi l'appello va in direzione di volontari, di persone di buon cuore? Sì, esatto, noi ci appelliamo moltissimo a persone di buon cuore, cioè che ci vogliano donare anche la loro professionalità per fare dei lavori all'interno del rifugio, che ci mettano a disposizione una parte del loro tempo per stare con i cani, insomma tutto quello che ci può aiutare a rendere, diciamo, a sollevarci, diciamo, dal punto di vista anche proprio economico, ci permetterà sicuramente di andare avanti, altrimenti arriverà un giorno che noi dovremo necessariamente stoppare, perché ripeto, tutto quello che vedete è stato fatto prima di tutto grazie, ripeto, alla famiglia Menchinelli, alla quale io rivolgo un ringraziamento profondo, e soprattutto alla signora Filomena, che con la sua sensibilità immediatamente ha risposto al nostro appello, diciamo al nostro grido di aiuto, perché sennò i cani sarebbero finiti in canile. Ma dobbiamo andare avanti, e dobbiamo andare avanti. Chiantese, periodo estivo, periodo di vacanze, qual è l'appello ai cittadini per non abbandonare questi amici? L'appello è ai cittadini di rivolgersi, se non potete portare il vostro cane in vacanza, rivolgetevi alle associazioni. Le associazioni vi supporteranno per darvi la soluzione migliore. Per i vostri cani ci sono tanti rifugi che possono accogliere cani e li possono tenere anche in stallo temporaneo, ma evitate di abbandonare i cani. Abbandonare i cani è qualcosa di, diciamo, di drammatico, soprattutto perché non solo si aumenta il randagismo, ma quando vengono abbandonati sulle strade poi succedono gli incidenti stradali, sono una serie di cose spaventose. Quindi affidatevi alle associazioni, che vi possono dare tutti gli aiuti necessari per salvare, per tenere bene i vostri cani e farvi andare in vacanza, se proprio non li potete portare, insomma, i cani in vacanza.